Ciao a tutti, ho deciso di rispolverare le prime tre stagioni dei Power Rangers per vedere se sono davvero così trash come ce le ricordavamo e sono molto peggio, perciò diamo un'occhiata ai mostri più folli della storia. Ok, lui è uno dei miei preferiti, si chiama Ghitardo ed è una cicala gigante che suona la chitarra. Ehi, cambia musica! Il suo potere è quello di suonare talmente male che i Power Rangers perdono la concentrazione e cominciano a volare a mezz'aria. Che diavolo l'hai fatto? Perché ne avevo voglia, ciccione! Il prossimo è Bullo Muro, ovvero il mostro che ha il piano più stupido da portare a termine tra tutti quanti. Noi due prenderemo quel progetto di edilizia popolare e poi lo useremo per demolire tutta la città di Angel Grove! Sì, mi piace! Essendo un muro, i Power Rangers, se provano a colpirlo, si fanno male da soli. Sì, avete capito bene. Il suo potere più temibile, però, è quello di trasformare i suoi avversari in mattoni colorati. A me piace ricordarlo così, mentre tenta di stuprare Billy, il Power Ranger blu. Devi distruggere i Power Rangers, pensi di riuscirci? Ma certo! Ebbene sì, penso che lui non abbia neanche bisogno di presentazioni, vero? Chi è quello? Non lo so, ma vincerà senz'altro il primo premio. Nonostante l'aspetto pessimo, non fatevi ingannare perché questo è uno dei mostri più forti che abbiano dovuto mai affrontare i Power Rangers. È stato in grado di tenere testa contemporaneamente a Megazord e Dragonzord. Ecco la mia ultima creatura, la più cattiva! Ecco a voi, Turboconchiglia! In altre parole, la creatura più patetica e miserabile mai affrontata dai Rangers. Obbedisci, razza di paguro, o vuoi diventare cibo per uccelli? Bullizzata e derisa anche da se stessi simili. No, l'acqua fredda, no, tanto male l'acqua. No, non è uno scherzo, i Rangers riescono a batterlo provocandogli una congestione. Non sopporto di essere bagnato, mi viene un terribile mal di testa. E un cazzo di paguro viene ucciso dall'acqua. Orrido Borsello è qui, venite a prendermi, mocciosi! Esatto, quella volta che la borsa di Kimberly prese vita. Caspita! Ha un potentissimo specchietto che paralizza la gente, ma non solo. Tua mamma non ti ha insegnato a usare il filo interdentale? Peccato però che sia scarso come la merda e che basti la spada del White Ranger per ucciderlo. Ho un maiale grasso, mia regina, ma non è il mio lavoro migliore. Infatti è un cazzo di aborto. È una Cristo di testa di maiale in un elmetto romano con le zampe che gli escono dalla bocca. Ha il potere di mangiare tutto il cibo del mondo in 48 ore e riesce pure a papparsi le armi dei Rangers. Quel maiale deve essere fermato. Persino lui ha un punto debole però, il cibo piccante. Una tartaruga d'argilla, tutto qui? Non ho finito. Guarda, un semaforo. E che cosa ce ne facciamo di una tartaruga con un semaforo conficcato in testa? E non finisce qui, anche se la sua arma preferita è un cannone. Ah, ovviamente il semaforo rosso serve per bloccare gli avversari e l'unico modo per battere questo mostro sono dei fiori di montagna, ma mi sembra scontato questo, vero? Il più terrificante pollo che il mondo abbia mai visto! Solo guardarlo mi fa star male, perfetto! Guardate, lo so perfettamente, qualsiasi commento è superfluo, ma sapete che le forbici che ho in mano servono per tagliare il tessuto spazio-temporale così che lui possa attraversare il tempo. Per oggi è tutto, anche se ci sarebbero altri mostri quasi altrettanto ridicoli da commentare, perciò se volete un altro video come questo fatemelo sapere, altrimenti qui c'è un altro video che forse potrebbe interessarvi e ci vediamo alla prossima se vi iscrivete. Ciao!